Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura la cerimonia oggi al Quirinale del giuramento per il presidente Mattarella, un giorno importante anche nelle parole del presidente del Consiglio regionale Mazzeo, che si trova proprio a Roma per la cerimonia. Vediamo. Sono davvero orgoglioso di poter essere qui a rappresentare tutto il Consiglio regionale per un giorno importante per il nostro Paese. Tra poche ore il Presidente Mattarella giurerà a Montecitorio davanti a tutti i grandi elettori. È un segno di ripartenza dopo una settimana impegnativa. Non è stato semplice arrivare alla scelta del Presidente Mattarella, ma da oggi si riparte con ancora maggiore stabilità, ponendo al centro i temi più importanti per le famiglie, il lavoro, l'occupazione giovanile, la necessità di guardare con speranza ed ottimismo al tempo che verrà, e sono certo che lasciare il Paese nelle mani del Presidente Mattarella ci dà quella garanzia e ci dà anche la possibilità di guardare davvero con speranza e ottimismo al futuro. È un onore essere qui oggi, il giorno del giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella, a rappresentare tutti i toscani. È un giorno importante perché inizia un settennato dopo 2 anni di pandemia. Il Paese sta uscendo sicuramente da un periodo complicato e noi auspichiamo che ci sia un ritorno di una politica attiva e che questo settennato rappresenti l'unità di tutti gli italiani e che questo Presidente della Repubblica, che viene al suo secondo mandato, dia, come ha dimostrato negli scorsi 7 anni, sia sempre più elemento di unità nazionale e di garanzia per essere il presidente davvero di tutti gli italiani. E la nuova pista dell'aeroporto fiorentino di Peretola torna al centro del dibattito politico, si parla di 200 metri in più, in meno, comunque è tornata al centro, ieri se ne è parlato anche in consiglio metropolitano, ma facciamo il punto con Alessio Poggioni. C'è molta cautela e riservo da parte dei tecnici, almeno per adesso, rispetto alla possibilità di ridurre la nuova pista di Peretola da 2400 metri previsti a 2200. Cautela e riservo che, se sono doti essenziali per chi deve calcolare al millimetro rischi per i velivoli e impatti sanitari e ambientali, di certo non sono spiccate tra i politici. Così l'annuncio del sindaco di Firenze Nardella e le rassicurazioni del presidente della Toscana Gianni sull'intenzione di riaprire la partita dello scalo fiorentino sono state forse un salto in avanti rispetto a procedure e analisi tecniche, ma di certo sono un messaggio politico. Perché se è vero, come dicono i promotori, che con le tecnologie di oggi 200 metri non fanno la differenza per piloti e velivoli, è chiaro che si sceglierà la pista più corta, ma il messaggio è un altro. Per riaprire il dialogo in questa nuova fase politica serviva un passo indietro anche dal punto di vista di stile, un passo lungo 200 metri, al punto che ieri il Consiglio metropolitano ha approvato a maggioranza una mozione che invita il sindaco e l'assemblea ad attivarsi affinché si compiano tutti gli sforzi possibili per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione della nuova pista. La mozione presentata dal centrodestra è stata approvata dalla maggioranza di PD e Italia Viva, contrario invece il gruppo Territori Beni Comuni, cui fanno riferimento i consiglieri Carpini e Falchi. Quest'ultimo, sindaco di Sesto e da sempre fermissimo oppositore dell'opera, appare oggi più solo. Da una parte perché dopo la rielezione governa con il Partito Democratico, dall'altra perché l'asse trovato a suo tempo con Campi e Bisenzio rischia di scricchiolare, dato che il sindaco Emiliano Fossi è membro importante della segreteria regionale del PD, laddove cioè l'aeroporto sembra essere, almeno per la maggioranza, un punto imprescindibile. Insomma, basterà la mano tesa di Nardella e Gianni e il nuovo metodo di dialogo per appianare le divergenze? Ad oggi, al di là delle posizioni nette ribadite dai contrari, le trattative sono in corso, mentre presto una mozione simile a quella di ieri potrebbe arrivare in consiglio regionale. Senza però che si possa parlare di nuova maggioranza, perché l'aeroporto di Firenze da sempre ha fatto e disfatto coalizioni e alleanze dentro e fuori partiti, ed è difficile immaginare che non continuerà ad essere così anche in futuro. Una notizia arrivata ora in redazione: purtroppo è stato trovato morto l'anziano che stavano cercando da alcuni giorni a Montale, nella provincia di Pistoia. E ora il lavoro, torniamo a parlare della Giga Cucine, CIG per tutti, quindi cassa integrazione per tutti, reindustrializzazione, e ci sarebbero anche 5 potenziali acquirenti. Il servizio, vediamo.
Cassa Integrazione e Reindustrializzazione. È stato raggiunto l'accordo per la vertenza di Giga, grandi cucine di Scandicci alle porte di Firenze, azienda messa in liquidazione della proprietà. L'intesa prevede la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2022, finalizzata alla reindustrializzazione del sito. Inoltre, il piano di salvataggio industriale e la piena ricollocazione dei lavoratori. Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali del presidente Giani, rivendica l'impegno della regione, che non verrà meno ora che abbiamo acquisito, dice, l'interesse di 5 potenziali acquirenti. Li chiameremo subito per le prime valutazioni, dice Fabiani, coinvolgendo comune e sindacati. Per noi la vertenza non è chiusa fino a quando non rientrano tutti al lavoro. È una bella giornata per Scandicci, è stato raggiunto e approvato l'accordo a favore di 47 lavoratori di 47 famiglie, così il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. È il risultato di un lavoro di squadra che ha visto l'impegno delle istituzioni, il ruolo propositivo della FIOM CGIL, il grande senso di responsabilità dei dipendenti che hanno seguito ogni passo della vertenza con dignità e senso di responsabilità. L'intesa vale oltre 1 milione di euro per il rilancio del sito e la sua reindustrializzazione, per i pensionamenti e la formazione. In base all'accordo, Giga Grandi Cucine, in caso di cessione dell'azienda con la salvaguardia dell'acquisizione attuale, elargirà a favore dell'acquirente una dote per la reindustrializzazione di 24.000 euro per ogni lavoratore assorbito. E torniamo a parlare dell'azienda che produce marron grassé a Marradi. Dopo l'annuncio della proprietà di voler spostare la produzione a Bergamo, è stato presentato il piano industriale. Oggi una manifestazione promossa da Coldiretti Firenze e Prato in collaborazione per Coldiretti Ravenna, proprio per la protesta, per protestare sia sull'incerto futuro dei lavoratori, ma anche per puntare l'attenzione sulla produzione della castagna proprio in quella zona così importante. E non solo, ma anche della carne bovina e gli ottimi anche risultati per i progetti del granaio dei Medici e del pane del Mugello. Tutti prodotti tipici della zona, una zona che va salvaguardata anche per i posti di lavoro. Quindi c'è stata stamattina questa manifestazione, una tavola rotonda e un pranzo, come vedete si sta proprio preparando davanti alla sede dell'azienda, a base di braciole e vino friulano, bruschette e altri prodotti che legano proprio la Toscana e l'Emilia e Romagna. Ed è oggi i nuovi casi di Covid in Toscana sono 8.175, ancora molti, troppi, i morti, 33. E intanto alla sede di San Marcello nella provincia di Pistoia adesso anche le vaccinazioni pediatriche. Ci racconta tutto Patrizio Ceccarelli. Sono oltre 1.500 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ad oggi sulla montagna pistoiese, dove dallo scorso ottobre ha ripreso pienamente l'attività il centro vaccinale allestito al primo piano del presidio integrato ospedale territorio PIOT di San Marcello Piteglio. Il centro, spiega l'ASL, offre 3 sedute settimanali, 2 al mattino nei giorni di mercoledì e venerdì per gli adulti ed una il giovedì pomeriggio riservata alla fascia 5-11 anni. Le vaccinazioni pediatriche sono a misura di bambino e ai piccoli utenti vengono consegnati anche gli attestati di coraggio ed una piccola leccornia donata dalla Coop locale. Il centro vaccinale della montagna pistoiese è uno degli SPOC della rete dei presidi dell'area pistoiese attivati dalla direzione della zona distretto di Pistoia, nell'ottica di ampliare la disponibilità delle sedi di somministrazione sul territorio e di renderle il più possibile vicine al luogo di residenza dei cittadini. Sono 1.320 i cittadini, sempre da ottobre ad oggi, che hanno utilizzato la sede per effettuare le terze dosi. Alcuni di questi, spiega il dottor Daniele Mannelli, direttore della zona distretto, provenivano anche da altri comuni e hanno abbinato alla gita in montagna la vaccinazione. Il centro vaccinale di San Marcello viene scelto anche dagli sciatori che si recano all'Abetone. E denunciate 19 persone a Campi Bisenzio, siamo proprio alle porte di Firenze, per aver realizzato manufatti abusivi in violazione del testo unico dell'edilizia dentro una cassa di espansione idraulica dove è vietata la costruzione di qualunque tipo di manufatto. L'alterazione dell'assetto morfologico dei terreni e tutto quanto possa impedire il regolare deflusso delle acque. Inoltre l'area è nel perimetro degli stagni della Piana Fiorentina e Pratese, luoghi protetti per la conservazione della flora e della fauna. Le costruzioni abusive
relative sono state fatte in contrasto con il regolamento urbanistico comunale. Gli accertamenti avrebbero appurato irregolarità edilizie. E Wi-Fi libero, è stato inaugurato il servizio a Signa. Tutti i dettagli in questo servizio di Giuliola Caridi. Wi-Fi libera sul territorio comunale di Signa grazie alla collaborazione del comune con Estracom. I cittadini potranno connettersi liberamente e senza limiti di tempo a 5 punti di accesso Wi-Fi dislocati sul territorio. Sono 5 le postazioni nel comune di Signa, qui alla stazione, sia nella piazza della stazione che sulla parte dei binari, poi nella piazza del comune, tutta la biblioteca, la zona del crocifisso e i Renai. Questo servizio è un servizio gratuito, ha le caratteristiche di essere un servizio gratuito a altissime prestazioni. È un'occasione importante che serve anche a colmare quello che si chiama il digital divide, cioè la difficoltà dei cittadini a volte a accedere a servizi internet adeguati e veloci. Fa parte questa collaborazione col Comune di Signa di un processo già avviato che ci ha visto attori per altri servizi, in particolare per la distribuzione della fibra all'interno del territorio e per il collegamento delle sedi comunali. Stiamo realizzando insieme al Comune una piattaforma di Unify Communication che verrà attivata a breve e ci dà oggi la possibilità però di attivare un servizio, una Wi-Fi radio in 5 postazioni del Comune attraverso la fornitura di un servizio che viene rilasciato da voucher europei. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.